mare è veramente un fatto democratico. Se noi guardiamo il mare relativo alla costa, lo possiamo individuare come Adriatico, come Tirreno, eccetera. Ma se noi dalla costa guardiamo l'orizzonte, guardiamo il mare è di tutti, non ha una dimensione che si può localizzare, è dappertutto, è eterno. Spiega così Mimmo Iodice, neocavaliere di Francia e maestro della fotografia internazionale, il suo rapporto e la sua visione del Mare Nostrum, in questo caso né il Mediterraneo di latina memoria e nemmeno il Tirreno che bagna le rive della sua Napoli, ma il Mare Adriatico rapito nei 12 scatti del calendario di Banca Tercas e Banca Caripe per il nuovo anno. Un rapporto d'amore con il mare, quello di Iodice, che attraverso le foto ci trasporta in una dimensione onirica dove il colore lascia il posto alla suggestione del bianco e nero. Io preferisco il bianco nero perché il colore ci porta più in una dimensione da cartolina. Il bianco nero è una dimensione più fantastica, più spirituale, direi. Un orizzonte di sogno che si proietta anche nella poesia. Infatti, quello di Banca Tercas non è soltanto un calendario da guardare, ma anche da leggere. Il professor Pietro Cataldi, docente di letteratura italiana presso l'Università di Siena, ha incastonato in ogni fotografia di Mimmo Iodice testi che raccontano il mare visto dalla prospettiva dei poeti. Grandi maestri della letteratura come Omero, Dante, Petrarca, Leopardi, Goethe, Wagner, Rimbaud e tanti altri italiani e stranieri che hanno raccontato, ognuno con la propria sensibilità, il mare e le sue sfumature di poesia. Ci sono dei testi di poeti, poeti moderni, con l'unica eccezione di Omero, che sembrava il punto di partenza necessario, e sono autori italiani e stranieri, quelli stranieri anche con una traduzione. Non sono ovviamente quindi tutti testi dedicati all'Adriatico, sono testi in larga misura dedicati al mare in quel valore di universalità che il mare rappresenta e che le fotografie di Mimmo Iodice sono riuscite a tirar fuori, a ricavare da un mare specifico che è l'Adriatico. La sede della presentazione del calendario Pescara non è stata scelta a caso. L'edizione 2012 di una consuetudine ormai trentennale per Banca Tercas, che ha toccato negli anni le città oggetto dei nuovi insediamenti dell'Istituto Abruzzese, sancisce proprio attraverso il mare l'unione con Caripe. Un filo rosso che collega Teramo, alla quale è stato dedicato il calendario 2011, alla città adriatica, nel segno di una rinnovata collaborazione tra i due capoluoghi di provincia, non solo sotto il profilo economico, ma soprattutto culturale. Indubbiamente credo che si sia ulteriormente migliorata la qualità del calendario, sia per le immagini che sono ovviamente splendide di Mimmo Iodice e soprattutto per l'antologia poetica che è stata abbinata al calendario a cura del professor Pietro Cataldi, che è davvero di grande rilievo. Siamo veramente felici di poter offrire questo prodotto che è un po' un segno della nostra sensibilità verso l'Adriatico e per il collegamento che si crea ulteriormente tra Banca Caripe e il territorio costiero. La nostra banca in particolare ha curato ormai da oltre 30 anni questo calendario che riesce a coniugare un messaggio pubblicitario alto con una ricerca sul territorio, anche in questo caso, anche su queste immagini di ambienti a noi familiari come l'Adriatico. È una modalità anche di promozione quindi del territorio. Sicuramente sì, e poi credo che sia caduto molto opportunamente la scelta sull'Adriatico. Momento in cui Caripe e Tercas si uniscono e quindi le due sponde del mare uniscono a loro volta in un ambiente meraviglioso. Il calendario 2012 è un piccolo gioiello, come tutti quelli che hanno segnato la storia dei calendari di Banca Tercas, i quali non si esauriscono con lo scorrere delle pagine e dei mesi, ma restano nel cuore, anche quando l'incedere del tempo li costringe ad essere accantonati per far posto ad un nuovo anno e ad un nuovo calendario.